Di fare la cantante, da dove nasce Flora? Ma penso che sia nata con me, perché già quando ero proprio neonata mia madre mi ha detto che ero praticamente invisibile, però la bocca era enorme e tra parentesi piangevo a volumi, per cui volumi notevoli. Dear George, questo è il mio favoloso progetto. Caro George, voi direte, ma perché sei così confidenziale? Perché George mi ha accompagnato da ragazzina, per cui ho sentito questa cosa quasi affettiva nei suoi confronti, per cui ecco perché, Dear George. Siamo qui per farti omaggio. Forse penserai, ancora una volta? Vedo già il tuo sorriso appena accennato un po' malinconico. Certo è passato tanto tempo da quando Fred ed Ella interpretarono tantissimi tuoi successi ed io, con rispetto per tutti quelli che prima di me lo hanno fatto, sto provando a dare un'altra visione della tua musica. Come mai non è partito da Palermo? Vabbè, ma alcune volte è casuale, perché dipende da come tu devi incastrare le date. C'era questa settimana a disposizione, però tutto sommato meglio così. Così mi sono liberata un po' dallo stress, perché comunque è normale, cioè lo stress e il nervosismo di affrontare un tour, soprattutto con questi mostri sacri della musica, insomma Adam Nussbaum, la batteria. Presentiamoli tutti. Bosso, certo, Fabrizio Bosso alla tromba, Rosario Buonaccorso al contrabbasso, Giovanni Mazzarino al piano, che ha curato anche gli arrangiamenti. Insomma, è iniziato questo tour lunedì. Abbiamo fatto Villa San Giovanni La Sosta, poi abbiamo fatto la presentazione al Festival di Vittoria, appunto con Cafiso, perché nel disco c'è Cafiso. E poi abbiamo fatto Gela, abbiamo fatto Piazza Armerina, presentazione di Piazza Jazz ieri sera, e stasera qui al Blue Brass, che è poi casa mia, però è peggio, devo dire, che insomma vengono tutti gli amici, insomma... È bello. Ecco, diciamo che è una festa, mettiamola così. Fabrizio Bosso, oramai, insomma, i tuoi concerti lo vediamo sempre. Ma sì, anche perché con Fabrizio siamo amici da diversi anni, io lo conosco da, saranno perlomeno, più di 15 anni. Perché io... Era un bambino? Sì, era un ragazzino, lui veniva a casa mia a Torino, quando appunto abitavo lì, per cui diciamo, tra virgolette, l'ho visto crescere. Quanto è difficile oggi fare musica? Diciamo quanto è difficile oggi fare arte, penso in genere, per cui la musica fa parte anche di quello. Anzi, forse fare musica è un po' più semplice magari che fare lo scultore, non so, il pittore, tutto sommato. Ma noi siamo dei temerari, per cui diciamo qui in fondazione siamo tutti, devo dire, con le spalle larghe, non so se rende bene l'idea questa frase. E l'amore per la musica. Ma l'amore per la musica è cercare di fare quello che ti piace, perché poi alla fine è cercare di fare quello che veramente senti. E io sento di fare la musicista, come credo vogliono fare tanti altri, però insomma tutto sommato non va proprio così male, perché comunque faccio l'insegnante di canto e mi è sempre piaciuto, faccio comunque i dischi, e sì, è tutto molto faticoso, nel senso che è tutto assolutamente conquistato, cioè non c'è niente di semplice, però insomma cerchiamo di resistere, e soprattutto speriamo che le autorità facciano qualcosa per quest'arte e per questa musica, che ci diano un sostegno. Qui brani inediti in questo CD non ce ne sono? Assolutamente, tutto George, tutto Gershwin, sono i miei brani preferiti.
da ragazzina ascoltavo questo, per cui adesso che diciamo ho questa seconda parte di vita, per cui diciamo una ragazzina un po' più cresciuta, ho voluto dare appunto... Con le idee più chiare però. Ah, sicuramente, sicuramente, sicuramente. Per cui col primo, con Italian Songs, ho voluto mettermi in gioco come autrice, perché comunque era un sogno nel cassetto da tanti anni che scrivevo testi. E, insomma, con Giovanni ci siamo capiti, abbiamo voluto fare questa cosa simpatica, appunto il brano antico con la nuova composizione con i miei testi, per cui mi sono fatta conoscere come autrice. Però adesso qui ovviamente c'è la cantante di jazz, tra virgolette, perché comunque poi alla fine io dico è musica, la musica, poi se è jazz o non è jazz, poco importa, musica bella, musica brutta, insomma, le musiche sono soltanto due e basta. Allora, tanta musica. Grazie, grazie, grazie. Ciao, dear George.